Ciao da Afsim! Bene signori, siamo arrivati a domenica 26 luglio, stasera Juventus-Sampdoria all'Allianz Stadium, ore 21:45. Mancano due punti per lo scudetto. Che cosa volete fare? Grazie. No, questa era una richiesta così implicita, non devo neanche specificare nulla ai giocatori della Juventus. Cioè, cercate di prendere questi tre punti, chiudiamo questa pratica, vinciamo lo scudetto stasera e amen. Poi a Cagliari andiamo a far soltanto atto di presenza, stessa cosa per Juventus-Roma del 2 agosto, quando ci sarà a quel punto la festa scudetto, e basta così, cioè la Sampdoria è salva, non ci sono veramente scuse per non vincere stasera. Tra l'altro con 5 punti in 5 partite abbiamo una media perfetta per andare a raggiungere effettivamente questo scudetto, questo titolo a livello aritmetico, che sarà il nono consecutivamente. Dobbiamo parlare dell'hashtag scudetto, ma prima uno zoom sulle parole di Maurizio Sarri. La sua conferenza stampa ieri all'Allianz Stadium, appunto alla vigilia di Juventus-Sampdoria, potete leggerla in versione integrale sul mio sito www.afsim.video. L'ho trascritta stamattina perché anche io il sabato pomeriggio di tanto in tanto faccio altro, non l'ho seguita in diretta come di solito faccio, però l'ho potuta comunque trascrivere, ascoltare, leggere e quindi approfondire, e le parole di Sarri sono state abbastanza interessanti rispetto soprattutto alle precedenti dichiarazioni. Bene, il passaggio fondamentale delle parole di Sarri che ha colpito di più un po' tutti è stato quello in cui a domanda della giornalista di Gazzetta Fabiana Della Valle lui ha risposto: sono io che devo adattarmi ai giocatori, quindi il discorso non ho i giocatori adatti al mio calcio va invertito, va capovolto, perché non posso, in generale un allenatore non può arrivare ad una squadra e farsi comprare 25 giocatori, deve lavorare con quello che c'è e quindi deve adattarsi per allenare i giocatori ed evitare di allenare se stesso. In realtà sono parole che Sarri ha già detto più volte, tante volte, fin dalla sua prima fin dalle sue primissime dichiarazioni come allenatore della Juventus, da quando si è insediato praticamente. Quindi nulla di nuovo, però è un messaggio abbastanza chiaro, codificato bene, espresso in maniera secondo me compiuta, per dire fondamentalmente che lui forse non è mai stato un vero talebano, però d'altra parte quest'anno credo che si sia adattato forse un po' di più rispetto alle passate stagioni con le altre squadre, e ha avuto quindi fin da subito questa consapevolezza, questa percezione di non poter stravolgere una squadra che doveva portare invece ad una continuità di vittorie. E con lo scudetto di stasera, ripeto, lo voglio dare per certo perché non è pensabile che la Juve non vinca lo scudetto stasera, ma non perché lo devi vincere per forza stasera, perché non è possibile pensare che ancora una volta non lo vinciamo quando possiamo vincerlo, capite? Con due punti da fare e basta, quindi praticamente una vittoria. Con lo scudetto di stasera un minimo di questa continuità si è vista. Poi Sarri ha detto: per quanto riguarda gli infortunati stiamo recuperando un po' tutti, presto torneranno in settimana Chiellini e De Sciglio, Higuain in effetti anche per stasera è da valutare, ha detto Pjanic ha avuto un piccolo acciacco all'adduttore ma lo sta superando e potrebbe essere a disposizione, cioè potrebbe essere valutato come possibile titolare per la partita contro la Sampdoria. Credo che non succederà, secondo me è indietro di condizione, forse ci sono anche altre motivazioni su Pjanic, ma Sarri ha fugato ogni dubbio, ogni retropensiero dicendo non ho dubbi sulla moralità e professionalità di Pjanic e non c'entra nulla la situazione di Arthur. Mentre per quanto riguarda la preparazione, Sarri ha detto non stiamo facendo nessun tipo di preparazione, quindi anche in funzione della Champions League non vi aspettate che stiamo facendo chissà che cosa, dobbiamo giocare ogni 72 ore, ha detto la partita contro la Samp la prepareremo domattina, cioè stamattina, per 30-40 minuti, perché ancora fino a ieri c'erano giocatori che avevano bisogno di riposo, di rifiatare, quindi non si poteva fare un allenamento specifico ed approfondito. La situazione che sicuramente è difficile, momento atipico per tutti, questa l'ha ripetuta perché lo dice sempre, è un momento atipico, ha detto è il campionato più difficile della storia perché non si era mai giocato a luglio nei precedenti 100 anni e c'è tutta una situazione molto complicata. Lo hanno anche un po' deriso su questo, dicendo ma che cosa sta dicendo, non ricorda quando i campionati erano combattuti con 7 squadre che potevano teoricamente vincere lo scudetto. Beh, signori miei, può darsi che non sia il più difficile della storia, ma senz'altro è estremamente difficile, e su questo Sarri devo dire che ha abbondantemente ragione. Poi ha detto anche che bisogna sicuramente approcciare la Sampdoria con lucidità, bisogna avere il massimo della concentrazione, ha parlato di competitività e ha detto nessuno deve avere motivazioni superiori alle nostre. Credo che la Sampdoria avrà motivazioni, ha detto, tra l'altro è una squadra che ha fatto 5 vittorie nelle ultime 9 partite, dopo lo vediamo qual è stato il percorso recente della Sampdoria, è una squadra che ha un'identità di gioco, che sa tenere la partita viva anche fino alla fine praticamente, fino ai minuti finali, fino alla seconda parte, fino al secondo tempo, insomma non muore nel corso della partita, non viene meno, però bisogna assolutamente andarci con le motivazioni, nonostante la Samp si può pensare che non avrà motivazioni perché sono salvi sostanzialmente, ma hanno perso il
derby, quindi invece secondo Sarri motivazioni ne avranno, ma la Juve deve averne di superiori. E poi ha parlato anche del problema che si è visto contro l'Udinese, che è stato un disordine dato da eccessiva attività, da eccesso, non da passività. Ha detto meglio se la squadra sbaglia perché vuole strafare, piuttosto che quando sbaglia perché invece è troppo passiva, perché l'errore di eccesso è sempre più facile da correggere, mentre l'errore di passività è più difficile. Poi ha detto: a me questa mentalità piace, di andare a cercare la difesa in avanti anche quando non è possibile, però contro la Sampdoria questo errore non lo dobbiamo fare e quindi dobbiamo capire meglio la partita. La Champions è lontana, questo ho già detto. Sostanzialmente queste sono state quindi le parole più importanti di Maurizio Sarri nella conferenza pre-Juventus Sampdoria, e andiamo allora a tutti gli altri dettagli. A cominciare dall'hashtag Scudetto. Ne abbiamo già parlato per la partita contro l'Udinese, quindi non sto qui a portare sfiga, ma non esiste che si porti sfiga, ragazzi. Cioè, non prendiamola in questa maniera. Hai parlato di hashtag Scudetto, hai detto che la Juve sicuramente vince lo Scudetto e quindi adesso perdiamo. E chiaramente poi se perdiamo è colpa mia. No, non funziona così. Cioè, noi siamo la Juventus. Abbiamo vinto 8 scudetti consecutivi. Nel mezzo ci abbiamo messo pure le Supercoppe Italiane e le Coppe Italia. 2 finali di Champions. Prima di tutto questo siamo sempre stati una grandissima squadra, abbiamo una tradizione, dei valori, una mentalità, dei giocatori anche, almeno in minima parte, fortissimi. Pensate veramente che spoilerare un hashtag Scudetto o parlare anzitempo di vittoria da parte dei tifosi possa in qualche modo incidere sull'ambiente e condizionare il rendimento in campo? Cioè, non scherziamo, altrimenti non siamo la Juventus, quindi sfiga non esiste, devono semplicemente andare in campo a fare quello che sanno fare e quello che devono fare, con le loro qualità e capacità, e ne hanno, ne dovrebbero avere da vendere, quindi assolutamente non esiste la possibilità che ci sia appunto un calo di motivazioni, un calo di concentrazione, un calo di impegno. Su questo Sarri è stato abbastanza categorico per una volta, e quindi parliamo serenamente di hashtag Scudetto. Perché ieri mi è capitata una cosa assurda. Un amico, Silvio, che saluto e ringrazio, scorreva Facebook, ve lo voglio proprio raccontare com'è successo, scorreva Facebook e gli è capitato un post della pagina Jeep Italia che era stato pubblicato 2 minuti prima. E mi ha mandato uno screenshot, dice: guarda che hanno pubblicato un video celebrativo dello scudetto della Juventus. Campioni con 38 inteso come scudetto, ci sono ovviamente 2 Jeep raffigurate e l'hashtag Scudetto che è Stronger con il 9 al posto della G. Ricordate che avevamo detto quale sarà l'hashtag Scudetto? Probabilmente ci sarà il 9 come non scudetto consecutivo al posto della G, dopo che abbiamo messo il 5 al posto della S, il 6 al posto della G, il 7 al posto della T e l'8 al posto della O, così un po' a caso. E allora si era detto quale sarà Glorious, qualcuno aveva detto Again, varie ipotesi, e invece Jeep, che è il main sponsor di Juventus, ha spoilerato che evidentemente, con ogni probabilità, l'hashtag Scudetto sarà Stronger. Un errore, diciamo, di pubblicazione da parte dei social media manager ieri sera dopo le 22:15, 22:20, post che è stato rimosso nel giro di 15-20 minuti, un video che quindi è stato rimosso. Io poi l'ho pubblicato sul mio profilo Twitter perché non sapevo cosa sarebbe successo, quindi fin tanto che era disponibile, nell'immediato mi sono mosso per appunto andarlo a pubblicare. E quindi sta lì, ma voglio dire, abbiamo forse con sole 24 ore di anticipo la conoscenza, lo spoiler appunto sull'hashtag, perché non voglio pensare che adesso resteremo con l'idea che l'hashtag è Stronger fino a mercoledì che andiamo a Cagliari. Veramente questa cosa, cioè io penso che stasera o vinciamo e quindi siamo campioni d'Italia oppure nessun dorma, cioè restiamo tutti svegli per punizione, giocatori compresi. Facciamo veramente l'alba a guardarci in faccia e direi anche, ad insultarci, diciamo, serenamente, ma anche con un minimo di rabbia, perché non è possibile una cosa del genere. Però veniamo appunto ai dettagli anche della Sampdoria per capire che squadra affrontiamo. La Sampdoria certamente non è una ottima squadra per le qualità che ha mostrato in questo campionato, però ha un'ottima classifica. Sono infatti 14esimi, cioè ottima nel senso che sono salvi, 14esimi con 41 punti, 46 gol fatti e 58 gol subiti. La Juve, lo ricordiamo solo per, diciamo, i posteri, in questo momento ha 80 punti al primo posto in classifica con 73 gol fatti e 38 gol subiti, che non è la miglior difesa
perché tra l'altro l'Inter ha 36 gol subiti e la Lazio ha pure lei 38 come la Juve. La Sampdoria dopo lo stop ha accumulato in 10 partite 15 punti, posizionandosi quindi all'ottavo posto di questa classifica speciale, segnando 18 gol e subendone 14, quindi con 5 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte. Un ruolino di marcia ottimo, cioè praticamente dopo lo stop la Sampdoria ha ingranato la marcia, ha accelerato e ha cominciato a fare punti, salvezza e si è salvata. La Juventus, che ha fatto 9 partite, di punti ne ha accumulati solo 17, quindi facciamo conto che con 10 partite, appunto, se avessimo fatto 10 partite come la Samp, ne avremmo fatti 20, avremmo avuto solo 5 punti in più della Sampdoria in questo post-lockdown, con 23 gol fatti e gli stessi 14 subiti da parte della Samp. Questo fa capire che da un lato la Samp è in overperforming e dall'altra parte che la Juve non sta performando abbastanza bene. In generale, a livello di rendimento di squadra, però, la Samp, dicevo, è una squadra non ottimale. Pensate che è 19esima per possesso palla, 44%, laddove la Juve si assesta ancora al secondo posto con 56%. È 18esima per passaggi, 372 partite, la Juve è seconda con 569. È 19esima per precisione nei passaggi, 77%, la Juve è sempre seconda con 88. È sesta la Sampdoria su questo per quanto riguarda i duelli aerei, ne fanno 16,6 a partita, la Juve è quasi ultima, è 18esima con 12, non abbiamo questa caratteristica di alzare il pallone, giustamente perché facciamo fraseggio basso e corto, mentre loro giocano di ampiezza, palla alta, e quindi sono anche pericolosi sui cross e sui piazzati, bisogna fare attenzione. Sono però ancora 18esimi per dribbling a partita, 8, la Juve è terza con 12, ottavi per tiri totali, ecco, dal punto di vista della contribuzione offensiva non vanno malissimo, 14,6, la Juve è terza con 17,7, mentre scendono un po' per quanto riguarda i tiri in porta, ne fanno 4,5, sono undicesimi, la Juve è invece seconda con 6,4. Per quanto riguarda i tiri subiti siamo lì, pensate che la Sampdoria è tredicesima in Serie A con 13 gol subiti a partita, la Juve è quattordicesima con 12,4. Signori miei, quindi o loro sono troppo bravi a difendere o noi siamo difettosi, ma ve lo dicevo ieri che la Juve quest'anno è effettivamente molto vulnerabile. Per quanto riguarda i contrasti, sono molto aggressivi, si posizionano al quarto posto in Serie A con 16 contrasti a partita, la Juve è 14esima con 14. Per quanto riguarda gli intercetti, siamo molto vicini in classifica, loro sono ottavi, noi siamo decimi, siamo 13esimi con circa 10 intercetti a partita. Dal punto di vista del baricentro, la Sampdoria comunque non è una squadra a difesa chiusa e bassa, è una squadra abbastanza equilibrata nel campo. Fanno il 27% dei tocchi nel proprio terzo difensivo, il 45% al centro e il 28% davanti. La Juve ovviamente è trazione anteriore con 24, 44 e 32 rispettivamente. Ancora ulteriori dati, questi erano presi da Who Scored, aggiungo dei dati da Understat che ci dicono che a livello di expected goals la Sampdoria ha costruito occasioni da 43,42 gol, cioè circa 43-44 gol avrebbe dovuto segnare, ne ha segnati 46, quindi una squadra virtuosa, segna più di quello che riesce a costruire. La Juventus è invece a 68, siamo molto virtuosi anche noi per quanto riguarda il rapporto XG goal. Mentre per quanto riguarda il pressing, certamente la Sampdoria non è un'ottima squadra per quanto riguarda la capacità di andare a recuperare il pallone, perché lasciano fare mediamente all'avversario 12 passaggi prima di intervenire a recuperare il pallone, la Juve 8,5, però non è neanche un dato molto negativo quello della Sampdoria, che è una squadra, come dicevo, che è molto pericolosa, abbastanza pericolosa sui calci piazzati, tira spesso da lontano, cerca spesso il tiro e il cross, gioca ad ampiezza di passaggi lunghi, sono bravi a rimontare le partite, fantastico, e a difendere il vantaggio. Quindi ripeto, cioè stasera veramente massima concentrazione, e dette appunto le caratteristiche della Sampdoria non sono riuscito a trovare le dichiarazioni di Claudio Ranieri alla vigilia di questa partita, quindi andiamo direttamente alle formazioni. Per chiudere questo video, come al solito lunghissimo, ma vi volevo intrattenere in questa domenica, mentre tanto voi siete al mare, vi state rilassando, vi state divertendo, forse non siete ancora svegli, io sì, dalle 6 come al solito per raccogliere i dati e fare tutto quello che ritengo essere il mio lavoro per proporvi dei contenuti interessanti, e quindi ci pensa Absim, voi potete tranquillamente stare rilassati e magari vi godete un video un pochino più lungo dove arrivo a dirvi delle formazioni. Certo, per quanto riguarda la Juventus non è che ci sia grande dibattito, grande ballottaggio e grandi alternative. La Juventus ha una squadra, praticamente una formazione iniziale praticamente già definita, ci sono solo due, veramente solo due ipotesi alternative. Potenzialmente potremmo parlare della terza, ma ci arriviamo tra un attimo. Prima parliamo della Sampdoria, che gioca con la difesa a 4, tendenzialmente 4-4-2, talvolta Ranieri l'ha impostata con il 4-2-3-1. Hanno delle indisponibilità, che sono Ekdal, infortunato,
e Colley e Ronaldo Vieira che sono squalificati. In realtà, secondo me, Vieira è stato squalificato strumentalmente perché non si possono avere due Ronaldo nella stessa partita. Battutaccia, e quindi la Samp dovrebbe scendere in campo con Audero, nostra vecchia conoscenza, che è un ottimo portiere, Berezinski, Yoshida, Chabot e Murru nella linea di difesa 4, a centrocampo Linetti, Bertolacci, Torsby e Jankto, e in attacco Ramirez e Quagliarella. Credo che la Sampdoria, viste appunto le indisponibilità abbastanza ridotte, abbia buona possibilità di fare anche delle alternanze, dei cambi nel corso della partita per rimanere sul pezzo e tenere alta anche la prestazione dal punto di vista fisico, cosa che invece la Juve non potrà fare. La scorsa partita contro l'Udinese, nonostante la sconfitta e il fatto che stessimo pareggiando per lunga parte del secondo tempo, abbiamo fatto solo 3 cambi, e questo dà la misura della situazione della rosa della Juventus. Nel frattempo si è fortunato Douglas Costa, e l'abbiamo detto, per cui al netto di una possibile presenza di Buffon, che però escluderei, quindi secondo me gioca Szczęsny, le alternative alla formazione titolare già definita sono Cuadrado o Danilo come terzino destro e Pjanic o Bentancur come regista, laddove però se gioca Pjanic non va Bentancur in panchina ma Ramsey. Quindi la formazione dovrebbe essere Szczęsny, secondo me Danilo, perché per una questione anche di alternanza in attacco, dove non abbiamo veramente alternative, è meglio tenere Cuadrado in panchina, De Ligt, Bonucci che torna dalla squalifica e Alessandro, Chiellini non è pronto, Rugani potrebbe anche giocare, ma se Bonucci torna dalla squalifica mi sembra chiaro che giochi lui, Demiral non è ancora pronto manco lui. A centrocampo, secondo me, per quello che ho capito dalle parole di Sarri, non gioca Pjanic, quindi sarà Ramsey, Bentancur, Rabiot dall'altra parte, con Matuidi che ormai non gioca più o gioca soltanto da subentrante, e di conseguenza se Pjanic non sta ancora benissimo è questo il centrocampo, dobbiamo accettare l'idea di avere ancora Ramsey titolare, così come dobbiamo accettare l'idea di avere Bernardeschi titolare con Dybala e Ronaldo, perché appunto se Higuain aveva ancora male alla schiena, tant'è che non è andato neanche a Udine, Douglas Costa è squalificato, cioè l'unica alternativa sarebbe di mettere qualche giovane in attacco. Di solito vengono convocati Olivieri, Vrioni, poi c'è ancora Muratori a centrocampo, però voglio dire che non si tratta di alternative, diciamo, da prendere in considerazione seriamente per l'undici titolare. Poi come cambi in corso di gara, visto che possiamo arrivare anche a 5, ci può anche stare. Questa è la misura e la situazione della rosa della Juventus in questo momento. Sarri ha anche detto che comunque gli infortunati ci sono sempre stati, di recente la Juve ne ha avuti tanti, ma non c'è un elemento comune che possa portare a definire qual è la causa di tutti questi infortuni. Però Sarri ha anche detto abbiamo le alternative, diciamo che si è un po' contraddetto, visto che ha sempre detto che in realtà la rosa non è così ampia, o comunque l'ha fatto abbastanza capire, però ci sta che debba dire anche cose che magari non pensa per indorare la pillola. E comunque, al di là di tutto, stasera deve essere scudetto. L'ho detto, lo ripeto, lo ribadisco, ma fatemi sapere come la pensate nei commenti. Tra l'altro sul mio sito www.avsin.video, oltre alla conferenza stampa di Sarri, potete anche ancora votare i sondaggi per il pronostico e per la formazione che scegliereste voi se foste Sarri. Vi ringrazio per l'attenzione, like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!